Direi che è andata bene. Noi attendiamo questo appuntamento con molto affetto perché affonda le radici nella storia di Pieve, coniuga la tradizione, la storia, la fede, la pievesità della nostra confraternita. Anzi, siamo precisi una volta tanto. La venerabile arciconfraternita segreta della buona morte e adorazione di Pieve di Teco. Questo è il nome ufficiale. Nome ufficiale che però negli anni poi ha perso un po' la segretezza, adesso non è più come una volta. Diciamo che è molto segreta, non lo è mai stata, nel senso che il paese poi non ha le dimensioni così grandi da riuscire a nascondersi, però il messaggio è importante, quello della segretezza, cioè di non rendere pubblico il bene fatto. Anche la nostra cappa, la nostra divisa ha una manica più lunga dell'altra che nasconde completamente la mano sinistra, perché non deve sapere la mano destra quello che fa la sinistra. Un altro messaggio evangelico che riguarda la beneficenza, appunto. La Buona Morte è un'associazione chiaramente religiosa, confraternita religiosa, ma anche con importanti compiti nel passato per quanto riguarda la socialità, per esempio l'assistenza prima e la sepoltura dopo dei condannati a morte diciamo l'occuparsi delle esequie, dei funerali di chi non se li poteva permettere. Tutta una grande sorpresa, tutto molto, molto bello, anche molto toccante, perché il silenzio è sicuramente la cosa che colpisce di più ed è forse il miglior modo per fare una processione di questo genere, per meditare proprio sui misteri della morte di Cristo. E quindi felice, direi, e vado sicuramente a casa motivato per prepararci alla grande veglia pasquale, poi alla grande messa solenne del giorno di Pasqua. Bene, grazie a tutti.